Iniziata l'esperienza del Trail tra gli ulivi di Badalucco, la Natural Team Valle Argentina si prepara con altre gare in vista dell'estate. Esattamente, abbiamo archiviato felicemente la Tre gli Ulivi di domenica scorsa e andiamo avanti con nuovi progetti e nuove iniziative. Consolidiamo l'esperienza ormai fissa e inamovibile dell'Etaggia Natural Trail TNT di appuntamento fisso di fine agosto, stessa formula dell'anno precedente, corsa competitiva e corsa non competitiva, ovvero passeggiata ludico-motoria amatoriale di 7 km. Su e giù per il centro storico di Taggia con arrivo trionfale nella centralissima piazza Eroi Taggesi. Questo è un format, come ho detto prima, fisso, consolidato, la nostra base di partenza, ma quest'anno abbiamo deciso di ampliare il portafoglio gare con una nuova importante iniziativa che riguarda prevalentemente il centro abitato di Arma di Taggia. Andiamo a reinserire nel calendario la corsa di Sant'Erasmo. La denominiamo la Sant'Erasmo Run K10. Proprio come creare una liaison la nostra denominazione. Diciamo che anche qua è nodale il legame tra corsa e territorio, no? Anche perché lo stesso format delle gare predilige un ampliamento del bacino d'utenza degli atleti che andranno a partecipare. C'è sia per una che per l'altra corsa, manifestazione competitiva e anche, come dire, sulla medesima distanza, sullo stesso percorso, anche la corsa ludico-motoria amatoriale, proprio per facilitare e ampliare il più possibile il pubblico. Diciamo che per quanto riguarda la Sant'Erasmo Run K10, per questa prima edizione avremo come ospite d'eccezione Giorgio Calcaterra, maratoneta e ultramaratoneta romano, primatista, perché il suo record resiste ancora adesso, alla 100 km del Passatore, di cui è stato vincitore ben 12 volte e si è subito reso disponibile per partecipare, proprio perché lui stesso, la sua persona, lo porta a sposare ogni tipologia di progetto, no, che riguarda la corsa. È una persona molto appassionata ed è ben felice di raggiungerci il 28 di luglio. Per quanto riguarda invece la Taggia Natural Trail, la data sarà il 25 di agosto, proprio in corrispondenza dei festeggiamenti estivi in onore del nostro santo patrono. Iscrizioni aperte da quando? Da lunedì 8 maggio, e sarà possibile iscriversi tramite il nostro sito internet. Ormai le modalità sono molto user friendly, sarà possibile cliccando su un apposito banner prendere contatto con la nostra segreteria. Quest'anno abbiamo voluto distinguere la persona deputata alle iscrizioni per la categoria maschile e per la categoria femminile, abbiamo un aiuto in più quest'anno. Niente, sarà possibile appunto compilare il modulo. Per la corsa competitiva ovviamente sarà necessario girare il modulo e fornire il certificato medico sportivo agonistico. Ricordo, perché non l'ho fatto prima, è importante, la gara di Sant'Erasmo avrà, come dire, lo sdoppiamento corsa competitiva e passeggiata ludico-motoria amatoriale, e la corsa competitiva sarà omologata FIDAL, quindi sarà molto importante, oltre a presentare il certificato medico sportivo agonistico, l'essere in regola col tesseramento FIDAL, o Run Card o tramite un'associazione di associazione sportiva di appartenenza, ovviamente affiliata alla FIDAL. Ritiro dei pettorali, sarà possibile effettuarlo venerdì 27 presso la palestra La Pineta, verrà allestito un piccolo stand nel quale sarà possibile ritirare il pettorale e il pacco gara dalle ore 14 alle ore 18:30. Per quanto riguarda il giorno stesso della gara, sarà possibile farlo fino dalle ore 17:18:30. La gara partirà alle ore 19. Per quanto riguarda la Sant'Erasmo Run K10, la gara competitiva, proprio per verificare che tutti gli accreditamenti FIDAL siano in regola, le iscrizioni termineranno qualche giorno prima, intorno al 25 di luglio. Per quanto riguarda la passeggiata ludico-motoria amatoriale della Sant'Erasmo Run K10, le iscrizioni proseguiranno fino al giorno della gara. Per quanto riguarda invece la TNT, iscrizioni sia competitiva che non competitiva proseguiranno fino al giorno della gara, senza, come dire, anticipazione della data di chiusura. Per